Bella regà, questo è l'ottavo episodio del corso Python per principianti e probabilmente l'ultimo. È arrivato il momento di creare un progetto finale insieme, quindi un programma creeremo in questo corso. Se vi siete appena collegati ci sono altri 7 video da guardare prima di questo, ma volendo potete anche guardare prima questo e poi gli altri. Comunque io sono Fabio, sviluppatore etico full stack e registro questi video durante la quarantena da coronavirus per tutti quelli bloccati a casa. Dai. Allora, in questo video, come ho detto, lavoreremo a un programma insieme e il programma l'ho chiamato Rap Maker. Perché? Da quando sono piccolo sono praticamente fissato per la musica rap. La mia prima attività in proprio è partita da un centro sociale di Roma, lo Strike, dove costruivo strutture per girare in BMX e organizzavo eventi. Il rap mi ha sempre accompagnato e fomentato tantissimo, tuttavia non ho mai approfondito su come si facesse una rima o come si scrivesse una canzone. Pensavo fosse una cosa impossibile fino a un paio di settimane fa, in pratica. Mentre studiavo, ho fatto una pausa. E cazzeggiando, ho cercato su YouTube Autorap. Il primo risultato che mi è apparso era un video di un canale che praticamente spiegava ai principianti come scrivere una canzone rap. Questo canale molto seguito, cioè aveva tipo boh, qualche migliaio di iscritti e qualche migliaia di visualizzazioni. Quindi ho deciso di guardarmelo, sì. E ci ho provato. Praticamente la sfida principale è, oltre a quella di scrivere qualcosa di intelligente, è trovare le parole che fanno rima una con l'altra e quindi da qui l'idea per il progetto finale, The Rap Maker. In pratica il programma funziona così. Allora, lo avviamo. Lo abbiamo, non c'è. Dov'è? Qui. Lo avviamo. Ok. Praticamente lo avviamo e il programma ci chiede quale lista di parole vogliamo utilizzare? La lista di parole è semplicemente un file che ho scaricato, adesso poi vi spiego come, che contiene un dizionario con un file con tutte parole, una per rigo. I file sono in diverse lingue, ho scaricato quello in italiano, quello in inglese e uno in americano. Per il momento quello di base. Quindi di default, se io premo OK, quello, prende quello in italiano e quindi il programma prosegue chiedendomi: scrivi una strofa qui, l'ultima parola l'avete selezionata per la prossima rima. Quindi io sono Fabio. Sviluppatore etico. Adesso la parola che ho selezionato per la rima è etico. Da questa parola seleziono gli ultimi tre caratteri per cercare parole che fanno rima con etico, quindi se doveste pensare da soli quali parole o quante parole conosco che fanno rima con etico, ci stareste magari in una mezza giornata. Invece facciamo così e boom! Una lista infinita di parole, eccole qui, da cui possiamo scegliere la nostra rima, quindi vedete, etico, estetico, illogico, quindi tutte le parole che hanno. Ho selezionato gli ultimi tre caratteri dalla parola etico, quindi ogni parola, ognuna di queste parole finisce con ICO, ICO. Quindi non lo so, un'altra parola, possiamo scegliere una di queste parole per creare la nostra rima, sferico. E scelgo la parola sferico, quindi ora mi dice, ora guarda la lista di parole qui sopra e scegli una parola dall'elenco. Io ho scelto la parola sferico, quindi adesso aggiungo la mia parola inserisco la mia parola, quindi sferico. E adesso il programma mi dice, scrivi il resto della riga. Io sono Fabio, sviluppatore etico, sferico. Non lo so, questo sarebbe quello che ho scritto fino adesso, sferico, lo
Lo sapete che il mondo è sferico. Vabbè, insomma, no, non sono una cima, nonostante ho creato questo programma, ma avete capito più o meno come funziona. Quindi adesso il programma mi fa vedere quello che ho scritto fino adesso, queste due righe miserabili. Io sono Fabio, sviluppatore etico, lo sapete che il mondo è sferico. Etico e sferico fanno rima e quindi poi il programma mi chiede vuoi continuare? Posso scegliere sì o no? Se scelgo sì, vado avanti e mi chiede un'altra strofa. Boh, non lo so. Mi piace la pasta. Tremenda. Adesso seleziono la parola pasta, le ultime 4 righe, facciamo le ultime 4 lettere. Inserisco il numero 4 e mi dà una lista di parole che fanno rima con pasta, prendendo le ultime 4 parole, quindi basta, scelgo questa volta. Quindi alla mia frase aggiungo basta. E adesso la mia strofa fa così: mi piace la pasta, basta. Adesso devo scrivere il resto della strofa, esclusa la rima. Quindi mi piace la pasta, ma non lo so, me la mangio tutta e basta. Finora ho scritto, io sono Fabio, sviluppatore etico, lo sapete che il mondo è sferico, mi piace la pasta, me la mangio tutta e basta. Fa schifo, lo so, però avete capito l'idea, come funziona il programma. Adesso, siccome ho scritto i miei primi 4 barre, mi chiede se voglio salvare la canzone o no. Una canzone rap, da quanto ho capito da quel video che ho seguito, è composta da 16 barre, quindi ogni riga è una barra. Il programma che ho creato ti fa salvare ogni 4 righe fino a che non arrivi a 16, quindi poi salvi la canzone completa su un file. Quindi se vuoi la puoi salvare, dici yes e ti chiede il nome del file, quindi my rap spazzatura.txt, quindi inserisco il nome del file compreso dell'estensione, quindi può essere txt, doc, quindi un file di testo, e lo salvo. Poi mi chiede se voglio continuare. No, esco perché ho già fatto abbastanza schifo. E quindi adesso, se io vado a vedere nei miei file, all'interno della canzone rap, della carta da rap maker, ho questo file che contiene la mia canzone, le mie prime 4 strofe, le mie prime 4 barre della canzone. Ma possiamo continuare il programma, quindi fino a che non arriviamo a 16 barre di cose intelligenti che sicuramente voi saprete scrivere. Però insomma, questo per darvi l'idea. Ci ho messo mezzo secondo per trovare le parole che fanno, sì, fanno schifo, però fanno comunque rima. E ci ho messo mezzo secondo e mi sono apparse una miriade di opzioni, quindi potevo scegliere quello che mi pareva. Allora, cominciamo dal principio e andiamo avanti. Insomma, adesso avete capito, preparatevi a rappare. Il video che mi ha ispirato, poi ve lo linko nella descrizione del video. Comunque, in breve, ci sono vari modi di scrivere una canzone rap e vari tipi di strutture delle rime. La struttura più semplice è quella che vi ho mostrato, ovvero consiste nello scrivere 16 righe, in gergo chiamate barre. La prima riga, la rima va alla fine di ciascuna riga e cambia ogni 2 righe. Quindi approcceremo adesso il nostro progetto finale in questo modo, in cinque fasi. La prima fase è praticamente vediamo il problema che dobbiamo risolvere, quindi scriveremo il problema da risolvere. Nella seconda fase il risultato che vogliamo ottenere, nella terza fase ricercheremo gli strumenti, nella quarta fase scriveremo il codice, mentre nella quinta fase lo testeremo e lo miglioreremo. Ovviamente c'è molto da migliorare nel programma, ma per il momento quello che vi ho mostrato è quello che farà il nostro progetto finale. Allora, iniziamo dalla prima fase, il problema. Quindi il problema qual è? Scrivere una canzone rap prendendo come riferimento la struttura più semplice di rima, ovvero che la parola finale
della prima strofa, quindi della prima riga che io scrivo, deve fare rima con la successiva e ogni due righe devo cambiare rima. Quindi il passo successivo, il risultato finale qual è? Quello che vogliamo salvare la nostra canzone all'interno di un file di testo, quindi la nostra canzone completa, o anche una parte della canzone, come vi ho mostrato nell'esempio, deve essere salvata in un file di testo, e quindi così poi la possiamo riguardarcela, ce la possiamo cantare con una base sotto, insomma potete farci quello che volete. La terza fase è quella della ricerca. Io la ricerca l'ho già fatta, praticamente abbiamo bisogno di una lista o più list di parole per cercare per cercare le parole che fanno rima. Per fare questo usiamo un file che è chiamato Words. Un file standard che è fornito in alcuni sistemi di tipo Unix, che contiene essenzialmente una parola su ogni riga, una parola del dizionario per ogni riga del file. Il file lo trovate solitamente nella cartella, in questa cartella qui nel sistema Linux, quindi in questa cartella qui lo potreste trovare. Se non lo trovate, lo potete installare. Lo potete installare essenzialmente utilizzando il package manager di Linux, quindi facendo sudo apt install, e il nome del pacchetto della lista di parole in italiano è witalian, e praticamente questo ve lo fa scaricare. Io già ce l'ho, quindi non me lo scarica. Se non ce l'avete, ve lo scaricherà e poi lo trovate nella cartella che vi ho detto prima. Altrimenti, ovviamente, come ho detto, potete scaricare quello in italiano, in americano, in inglese britannico, e semplicemente si chiamano quindi WAmerican. Per il file in americano, io già ce l'ho, quindi non me lo scaricherà. E poi WBritish, no, questo è scritto male, British. Ok, quindi in questo modo li scaricate e poi ve li potete andare a prendere dalla cartella in cui si trovano, e li sposterete nella cartella in cui creiamo questo progetto. Quindi potete, fatemi creare un file. Allora, potete, come ho detto prima, trovare queste liste di parole in varie lingue. Trovate maggiori informazioni al file seguente, a questo link. Quindi qui trovate tutti i file disponibili, una lista, quindi poi li potete installare come vi ho appena mostrato. Poi un altro strumento che useremo è un comando del linguaggio Bash, che si chiama grep, e questo ci permetterà di cercare all'interno di questo file, che contiene le liste di parole, o le parole che fanno rima. Quindi essenzialmente io sceglierò una sequenza di caratteri, quindi se la parola che voglio cercare è Fabio, voglio trovare tutte le parole che fanno rima con Fabio, voglio prendere le ultime tre lettere, quindi digiterò grep bio e il nome del file, quindi in questo caso il file si chiama Words ETA, io l'ho già scaricato, quindi Words, e quindi avrò come risultato tutte le parole che fanno rima con Fabio. In questo modo, però, come vedete, poi vi spiegherò come risolvere questo problema. Mi dà tutte le parole che contengono la sequenza bio, quindi sia al centro che alla fine, o all'inizio, insomma, me le dà tutte. Invece noi vogliamo solamente quelle che finiscono con la sequenza di caratteri che io scelgo dalla parola finale della mia prima strofa, e ve lo spiego in un momento. Praticamente possiamo ottenere
il risultato che vogliamo semplicemente aggiungendo il simbolo del dollaro alla fine della nostra sequenza di caratteri e quindi otterremo tutte le parole che finiscono con bio. Non, sì, eccole qui. Da questo punto qui in poi tutte le parole che finiscono per bio. Vedete, non ci sono più quelle che iniziano o che ce l'hanno in mezzo. E adesso poi lo vediamo bene tra un istante. Il secondo modulo è il secondo elemento che ci servirà, quindi la seconda cosa che utilizzeremo, la terza in realtà, è il modulo Python chiamato Subprocess, che abbiamo già visto nel video precedente, quello in cui abbiamo studiato i moduli, e questo essenzialmente ci permette di eseguire il comando grep all'interno del nostro script Python. Quindi, queste sono le prime tre fasi. La quarta fase è quindi quella dello scrivere il nostro codice. Quindi partiamo dall'inizio. Cominciamo con creare una cartella all'interno della, insomma, dove vi trovate. Io in questo caso la creo all'interno della cartella Python che ho qui per i progetti di YouTube. Quindi iniziamo col creare una cartella. Allora, pulisco lo schermo utilizzando il comando clear e poi creiamo una directory wrap up e poi ci entriamo dentro. Allora, la mia cartella è vuota. E adesso creiamo il nostro primo file. Quindi il primo file che voglio creare è il file wrapmaker all'interno del quale mettiamo subito la riga shebang. Allora, in questo modo ho creato il file e vedete, eccolo qui, e al suo interno ho subito scritto la mia riga shebang, che è quella che indica il file che tipo di versione di Python voglio utilizzare, in questo caso la versione 3. Allora, adesso apriamo il file tramite la nostra ID. Io sto utilizzando Visual Studio Code. Se ve lo state chiedendo, questo lo posso chiudere, non mi serve. Allora, apriamo la cartella wrap up e entriamo nel file. Il file è vuoto, ovviamente, l'abbiamo appena creato. Allora, adesso importiamo il modulo che ci serve. Abbiamo detto che vogliamo utilizzare il modulo subprocess per utilizzare grep e quindi lo importiamo all'inizio del file. Poi all'interno di questa cartella copiamo i file che contengono le parole da cui vogliamo cercare le rime, all'interno del quale vogliamo cercare le rime. Quindi lo possiamo fare in due modi: o una volta che li abbiamo scaricati, li andiamo a prendere dalla location che vi ho detto prima, ovvero la cartella user share dict, che sarebbe questa. Ok, quindi potete navigare in questa posizione, vediamo un po' se si trovano qui. Sì, vedete, ho 4 file, ho 3 file: American English, British English e Italian. Quindi li potete copiare così come sono e li spostate all'interno della cartella del progetto che abbiamo appena creato, oppure potete visitare la repositoria dove ho salvato la versione finale di questo progetto, quindi la trovate a questo link. Qui c'è la repositoria del progetto che ho creato all'interno del mio account Bitbucket, che sarebbe questo. Da qui praticamente potete cliccare il file. Noi in questo esempio
utilizzeremo quello in italiano, però ne ho scaricati anche altri. Potete cliccare sul file di parole in italiano, vedete, a ogni riga c'è una parola diversa, compreso nomi, e potete cliccare su questi tre pallini, open row, selezionate open row e praticamente vi apre il file nel browser. Potete cliccare con il tasto destro del mouse e salvarlo. Se avete il computer in italiano, ci sarà scritto salva come, e salvarlo all'interno della cartella del progetto. Quindi in questo caso wrap up. Io non lo rifaccio perché già ce l'ho. Quindi adesso che all'interno della file della directory abbiamo i nostri tre file, dovrebbero essere questi quattro, no, qua, perché uno è UK, USA, questo non mi serve. Allora, una volta che li avete copiati, quindi la struttura del vostro progetto sarà questa: wrap up, all'interno della cartella avrete wrap maker e la lista di parole. Potenzialmente ce ne potreste averne solamente una, perché utilizzeremo solamente quella in italiano durante il video, però potete scaricare anche quella in americano, in inglese o anche in brasiliano, in spagnolo, se volete rappare in brasiliano o in spagnolo. Allora, abbiamo più o meno tutto quello che ci serve, e passiamo alla fase successiva, ovvero come troviamo le rime. Allora, come vi ho mostrato prima, possiamo utilizzare grep. Allora, sono all'interno della cartella wrap up. La cartella contiene la lista di parole. Quindi utilizzando grep, ore, dollaro, cerchiamo all'interno della lista di parole words ita, avrò tutte queste parole che finiscono con ore. Se lo faccio anche con la lista di parole words, Words USA, ad esempio, se volete scrivere il vostro rap in americano, avrò qui tutte le parole che finiscono con ore in americano, quindi restore, lore, more, ignore, implore, eccetera, eccetera, explore, insomma, ce ne sono una marea. Quindi se io avessi dovuto pensare in inglese quale parola fa rima con ore, ci sarei stato un secolo. Invece guardate quante ce ne ho qua, quante ne ottengo in una frazione di secondo utilizzando grep. Allora, adesso che abbiamo verificato che funziona tutto senza problemi, passiamo allo scrivere effettivamente il nostro script. Come prima cosa usiamo grep nel file Python, come abbiamo fatto da riga di comando, e salviamo il risultato in una variabile. Quindi questo lo cancelliamo, che non ci serve tanto. Poi ve lo metto il link all'interno della descrizione del video su YouTube. Fatemi pulire lo schermo. Ok, questo la possiamo chiudere e così ci concentriamo solamente sul file. Allora, creiamo una variabile words e poi gli assegniamo il risultato del comando grep. Quindi per utilizzare il comando grep all'interno del file Python dobbiamo utilizzare il modulo subprocess run e specificare all'interno di una lista ogni elemento del comando. Quindi al primo posto c'è grep, poi al secondo posto c'è la nostra sequenza di caratteri che vogliamo utilizzare per cercare la rima. Quindi poco fa abbiamo cercato ore, ricerchiamo ore, e poi al terzo posto, come avete visto prima, abbiamo specificato il nome del file che vogliamo utilizzare. In questo caso utilizzeremo quello in italiano. Allora, quindi scriveremo words
ita.txt, che è il nome del file, così l'ho chiamato, lo potete chiamare come vi pare, insomma parole italiano, potete fare come vi pare. Allora, quindi, questo è l'equivalente di questo, scritto in Python. Quindi una volta che io eseguo il mio comando, vi ricordate, utilizziamo run per specificare, per far partire il nostro, eseguire il nostro file, e quindi qui vedremo che dalla, perché mi ha preso quella in italiano, in americano, Word USA. Sì, ok. Riesegniamo il programma. Ok. Allora, queste sono tutte le parole dal vocabolario in italiano che fanno rima con ore, quindi che hanno ore alla fine della parola. Eccole qui, sono tantissime. Se volete ridurre i risultati, quindi avere dei risultati un po' più mirati, invece che ore, mettete caso che la parola finale è dolore. Potete semplicemente scrivere l'ore e avrete come risultato solamente le parole che fanno rima con l'ore. Non so quante possano essere, ma eccole qui, sono decisamente di meno. Bollore, calore, colore, eccetera, eccetera. Quindi, adesso abbiamo visto che chiamare greppa all'interno del nostro programma Python funziona, ma questo non è quello che vogliamo, poiché dobbiamo manualmente inserire alcuni valori, come avete visto, sia la sequenza di caratteri che voglio prendere, sia la lista di parole. Quindi, invece, quello che vorremmo è inserire la nostra prima strofa della canzone. Quindi, mi chiamo Rap e faccio lo sviluppatore. Poi estrarre dall'ultima parola e trovare le rime che fanno rima con l'ultima parola della nostra strofa. Così fino alla sedicesima barra, quindi alla sedicesima riga della nostra canzone, e poi salvare la canzone. Quindi iniziamo con chiedere all'utente di interagire con la nostra applicazione. Utilizziamo la funzione input, che abbiamo visto all'interno del corso Python, quindi se non ve lo ricordate andate a ripassare i primi episodi. Quindi in questa fase otterremo la lista delle parole che l'utente vuole usare e la prima riga di testo. Quindi abbiamo prima bisogno di chiedere all'utente qual è che file vuole utilizzare, poi la prima riga di testo. Iniziamo quindi dalla prima riga di testo. Quindi creiamo una variabile, la chiamiamo bar, a cui assegniamo il valore dell'input, e all'interno dell'input specifichiamo il messaggio da mostrare all'utente. Lo scrivo in inglese e in italiano. Bar here. Allora, quindi questo che abbiamo fatto, quindi abbiamo assegnato la variabile bar il risultato della funzione input, e poi l'abbiamo quindi salvato all'interno della variabile bar per poi poterla utilizzare. Ora dobbiamo prendere la frase che abbiamo scritto ed estrarre da questa frase l'ultima parola. Per fare questo dividiamo la frase e salviamo all'interno di una lista ciascuna parola. E poi estrarremo l'ultimo elemento. Quindi creiamo uno slice, dividiamo la parola. Quindi crea una variabile SL, sta per split, quindi bar split, e divido praticamente, l'utente inserirà una frase, ogni parola è divisa, è separata da uno spazio, quindi il metodo split
accetta come parametro un elemento che vogliamo utilizzare come separatore e quindi divide la frase che troverà all'interno della variabile bar in una lista e inserirà ogni parola come elemento della lista. Quindi in questo modo dividiamo la parola, quindi se eseguiamo il programma, vediamo che adesso abbiamo in questa riga ci viene chiesto di iscrivere la nostra prima riga. Allora, stavolta ho scritto: sono in quarantena, fuori c'è il virus. E praticamente il risultato di questa parola viene salvato all'interno della funzione della variabile bar. Quindi se io adesso ovviamente non ottengo nessun risultato perché non ho utilizzato nessuna funzione qui per ottenere un risultato, quindi bar e se adesso utilizzo la funzione print e al suo interno inserisco le due variabili che ho appena creato e reinserisco nuovamente la mia frase: sono in quarantena e fuori c'è il virus. Ok, otterrò vedete questo risultato. Quindi il primo risultato è il risultato contenuto all'interno della variabile bar, mentre il secondo risultato è la lista, questa variabile qui, la variabile SL, che contiene la mia frase all'interno di una lista, quindi ogni elemento, ogni parola della mia frase viene inserita come elemento della lista. Quindi ho il primo nella posizione 0 l'elemento sono, in quarantena fuori c'è il virus. Quindi l'ultimo elemento della lista è virus, è l'elemento che io voglio estrarre per poi poter cercare una rima. Quindi cosa farò? Creo un'altra variabile, la chiamo word, quindi la parola che voglio estrarre in questo caso è l'ultimo elemento della lista. Come sapete, l'abbiamo studiato nelle liste, potete prendere l'ultimo elemento della lista specificando l'indice della lista in modo negativo, quindi meno 1 parte dalla fine e l'ultimo valore. Quindi se volete il primo è 0, se volete il primo dalla fine è meno 1. Quindi adesso se io stampo il risultato della variabile word, di nuovo rieseguo il mio codice, riscrivo nuovamente la quarantena e il virus. Vedete che adesso il risultato ho la frase che ho scritto, quindi contenuta all'interno della variabile bar, la lista e poi l'ultima parola della lista, virus. Ok, fino a qua tutto a posto, ci siamo. Quindi ora eseguendo il codice, ora come avete notato, abbiamo eseguito il codice e abbiamo estratto la parola che volevamo. Adesso però dobbiamo cercare parole che ci fanno rima. Quindi come abbiamo fatto qui sopra utilizzando grep. Quindi allora scrivi la canzone allora questa la spostiamo qui sotto perché qui poi cominceremo a lavorare con grep. Allora quindi finora che cosa abbiamo? Abbiamo queste tre righe che ci permettono di inserire una frase, estrapolare dalla frase l'ultima parola, e in questa riga abbiamo invece grep che ci permette di essenzialmente estrapolare una rima da un cercare una tutte le parole che fanno rima sulla base di una specifica sequenza di caratteri che noi vogliamo passare. Quindi, come troviamo questa, quindi qui come vedete ho passato tre caratteri e
e poi il simbolo del dollaro. Quindi qui allora, questa variabile contiene l'ultima parola, quindi virus, e diciamo che da questa parola, da quest'ultima parola voglio prendere gli ultimi tre caratteri, quindi dovrò creare uno slice della parola. Quindi word, crea una variabile, la chiamo wslice, che sta per word slice. E cosa faccio? Prendo la variabile word, quindi è la variabile che contiene l'ultima parola della mia prima frase, e poi crea uno slice. Diciamo che voglio prendere le ultime tre righe della parola, le ultime tre lettere della parola, e poi concateniamo, siccome a grep gli serve il simbolo del dollaro, quindi abbiamo detto che in questo modo abbiamo specificato a grep che da questa parola vogliamo le ultime tre lettere, quindi dalla la prima, la seconda e la terza, meno 1, meno 2, meno 3, quindi ore, e poi abbiamo concatenato il simbolo del dollaro utilizzando più. Quindi questo lo possiamo sostituire con la nostra variabile bslice. Quindi cosa abbiamo fatto adesso? Per trovare la rima usiamo il metodo slide sulle stringhe per selezionare in questo caso tre lettere dalla fine dell'ultima parola scelta. Poi questo cambierà perché non vogliamo codificarlo all'interno del programma, ma vogliamo che l'utente possa scegliere quante lettere selezionare per la rima. Quindi sì, proviamo quindi a sostituire, se eseguiamo il nostro codice, allora se eseguiamo il nostro codice possiamo scrivere la nostra frase, ok, dovremmo ottenere una lista di parole. Allora, meno 3. Grep was lies or zeta. Allora no. Allora in questo punto abbiamo preso la parola, abbiamo selezionato uno slice. Allora stampiamo, vediamo un po' se lo slice contiene quello che cerchiamo. Adesso ci dà tutte le parole che finiscono con ore. E dovrebbe anche stampare il contenuto della parola, ma non lo ha fatto. Ok, però questo essenzialmente funziona. Ok, allora andiamo avanti. Quindi qui ci possiamo scrivere la prima frase. Strano. Abbiamo salvato il file.
eseguiamo il file in questo modo, ce lo dà. Abbiamo scelto tre parole, evidentemente c'è qualche piccolo bug, ma adesso vediamo. Allora, sono casa in, ovviamente dobbiamo eseguire il programma. Ok, funziona bene. Allora, adesso, una volta che abbiamo ottenuto le parole che fanno rima, cerchiamo di creare una variabile che conterrà il numero di lettere da selezionare per la nostra rima, perché vedete qui l'abbiamo fatto a mano. Quindi creiamo una variabile rhyme e assegniamogli allora l'input, siccome vogliamo un integer e il risultato della funzione input è una stringa, la incartiamo all'interno della funzione input, integer, che quindi trasforma il risultato in un integer, in un numero, e qui scriviamo quindi qui abbiamo detto all'utente che vogliamo il numero di lettere dalla fine e abbiamo creato questa variabile, quindi la possiamo sostituire qui. Quindi questo conterrà un numero che l'utente specificherà e lo piazziamo qui. Quindi questo è l'equivalente di quello che avevamo prima. Quindi, lo passiamo all'interno dello slice prima di poi utilizzare grep per cercare la porzione di testo che fa rima. Adesso possiamo poi quindi utilizzare grep in questo modo per la rima e adesso non ci resta che organizzare un po' il codice creando delle funzioni. Allora, sono a casa in quarantena. Adesso mi chiede quanti caratteri voglio prendere per la mia rima. Selezioniamone tre e ho tutte le parole che fanno rima con quarantena. Sirena, ad esempio. La nostra seconda rima potrebbe finire con sirena. O come ci pare, insomma, una di queste parole che abbiamo qui, guardate quante. Ok, adesso iniziamo con organizzare il codice. Iniziamo con creare due funzioni, una per trovare la rima e l'altra per scrivere la canzone. Allora, ci incartiamo queste due cose che abbiamo fatto qui praticamente. Allora, ci infileremo quella roba. Def, le funzioni si creano così. Allora, creiamo prima la funzione per trovare una rima. Ok. E poi definiamo l'altra. Ok. Ho le mie due funzioni e all'interno di queste due funzioni spostiamo quello che abbiamo scritto finora. Quindi la funzione find rhyme essenzialmente conterrà quindi a questa funzione essenzialmente passeremo tre argomenti: la barra, quindi la frase da analizzare, il numero di caratteri per la rima e la posizione del file delle parole, con le parole, perché
Come vedete qui, qui abbiamo il file delle parole che deve essere passato a grep, poi abbiamo il numero di caratteri qui che vogliamo estrapolare per trovare la rima e poi abbiamo la barra che quindi deve essere analizzata per poter cercare la corrispondenza con la nostra lista di parole. Allora, all'interno di find rhyme, quindi passiamo tra le parentesi la barra, poi passiamo la rima e poi passiamo la lista di parole. Ok, ho creato tre argomenti e li ho chiamati in questo modo: bar, che essenzialmente sarebbe questa, il risultato di questa. Il risultato contenuto all'interno della funzione il risultato della funzione input contenuto all'interno della variabile bar e poi la rima che sarebbero essenzialmente i caratteri che voglio estrapolare per abbreviare la chiamata rhyme e poi word list che sarebbe questo numero qui, il nome del file. Word list path l'ho chiamato. Allora, iniziamo con lo spostare all'interno di questo, praticamente il metodo che abbiamo utilizzato qui per dividere la barra in una lista e poi quest'altro per selezionarne solamente gli elementi, l'ultima parola, quindi questi due vanno qui dentro. Poi anche questo, siccome voglio prendere solamente una parte della parola, questo anche lo sposterò, questo lo togliamo da qui e lo sposterò qui dentro, ma questa variabile diventerà questa, quindi diventa rhyme perché mi trovo all'interno della funzione, quindi posso utilizzare l'argomento che io passo come una rima, poi quando invocherò la funzione passerò gli argomenti alla funzione e quindi otterrò il risultato sperato. Poi all'interno della funzione possiamo poi inserire questa riga qui. Quindi questa riga qui contiene la funzione vera e propria, quella che vogliamo utilizzare per eseguire il nostro comando. E infine stamperemo le parole perché come risultato di questa dell'invocare la funzione find rhyme avremo la lista delle parole, quindi in questo modo. Poi allora quindi vediamo quello che abbiamo fatto. All'interno della funzione abbiamo spostato la variabile SL che prende il parametro bar e lo divide in una lista di parole. Poi la variabile word che seleziona l'ultimo elemento della lista e la variabile wslice a cui abbiamo passato il secondo parametro della funzione rhyme, quindi che conterrà il risultato della funzione input fornito dall'utente, quindi la sua prima rima, la sua prima riga di testo, quindi la sua prima barra, e poi al rego successivo abbiamo spostato le variabili words che essenzialmente contengono il risultato della funzione subprocess con il nome con la lista delle parole. Quindi adesso praticamente che cosa facciamo? Spostiamo all'interno della funzione write song quello che rimane, quindi l'input dell'utente, questo è quello principale, quindi l'input dell'utente che contiene la nostra prima riga di rap e poi spostiamo quest'altro input qui dell'utente sempre che contiene il numero
di caratteri che vuole selezionare per la rima. Ok, e fino a qua ci siamo. Allora, poiché questa funzione contiene la prima strofa, invocheremo qui dentro la funzione findRhyme. Quindi passeremo un parametro alla funzione che conterrà in seguito il file delle parole. Allora, la funzione writeSong quindi diventa. Allora, qui bisogna passare, come abbiamo detto, questa la invochiamo da qui dentro, quindi qui passeremo questo. Ok. Allora, questo va modificato perché qui abbiamo questo. Allora, prima di fare quello, allora, questo va modificato e bisogna passargli l'argomento qui. Allora, essenzialmente che facciamo? Il nome del file di parole lo sostituiamo con l'argomento wordlistPath, perché poi dopo quando invochiamo la funzione lo passiamo alla funzione, alla chiamata della funzione. Quindi, adesso questa funzione diventa essenzialmente qui, chiamiamo la funzione findRhyme e al suo interno passiamo la barra che abbiamo qui sopra, quindi l'abbiamo inserita qui per questo motivo. Poi passiamo il carattere, la quantità di caratteri che vogliamo selezionare che contenuta all'interno di questa variabile e infine selezioniamo la lista di parole che ancora non abbiamo, quindi creiamo nuovamente anche qui un attributo alla funzione e lo passiamo qui. Ok. Allora, quindi qui abbiamo spostato le variabili bar. La variabile bar che contiene la funzione input con la prima strofa della canzone, poi abbiamo spostato la variabile rhyme characters che contiene la funzione input con il numero di lettere che vogliamo estrapolare dall'ultima parola e infine abbiamo invocato la funzione findRhyme al cui interno abbiamo passato le variabili bar rhyme characters ed il parametro della funzione writeSong, ovvero wordlistPath, da cui poi otterremo il nome del file con la lista di parole, quindi il dizionario. Quindi finora questo è quello che contiene il nostro script. Possiamo già invocare il nostro programma utilizzando la funzione writeSong e passando al suo interno il nome del file di parole che vogliamo usare per trovare la rima. Quindi ad esempio, come abbiamo detto, questa funzione accetta un argomento, l'argomento è la lista di parole, quindi scriveremo words ita. Quindi in questo modo, se io eseguo il file adesso, il file verrà eseguito in modo corretto. Quindi mi viene chiesta la mia prima barra, sono a casa in quarantena, poi mi dice quanti caratteri voglio prendere, fin qui tutto a posto, e poi otteniamo il risultato della funzione subprocess, quindi con grep, quindi tutte le parole che finiscono con ena, tre lettere. Ho selezionato tre lettere, quindi prendo tutte le parole ENA che finiscono per ENA. Allora, ovviamente c'è molto altro da fare, quindi inseriamo alcuni messaggi per l'utente in modo che la nostra applicazione spiega come funziona un minimo. Quindi modificheremo adesso la funzione writeSong inserendo due messaggi per l'utente all'interno della funzione print. Quindi il primo messaggio sarà un messaggio di istruzioni e il secondo messaggio conterrà la parola selezionata. Allora, vediamo, quindi abbiamo detto che modifichiamo la funzione writeSong, quindi qui sopra all'inizio scriviamo il primo messaggio
messaggio all'utente, uno qui, e lo mettiamo all'interno della funzione print. E siccome questo messaggio lo scriviamo su più righe, utilizzo le triple quote perché così posso scrivere una stringa su più righe. E allora, cosa scriveremo? Allora, in inglese e una in italiano. Allora, write bar here. Insomma, una cosa del genere. Allora, scrivi una strofa o bar, insomma, l'ultima parola viene selezionata per la rima. Una cosa del genere. Quindi, prima di mostrare all'utente questo messaggio contenuto all'interno della funzione input, gli diamo queste informazioni. Poi, prima della variabile run characters, qui vogliamo essenzialmente, quindi subito dopo, inserire un altro messaggio. Allora, vediamo un po'. Per inserire questo messaggio, abbiamo bisogno però di estrapolare dall'ultima parola della strofa, quindi l'ultima parola della strofa. Quindi la selezioniamo come abbiamo fatto prima all'interno della funzione pendrive. Allora, essenzialmente prendiamo queste due, perché questa divide la barra. Quindi la nostra prima strofa in una stringa e in una lista, e questa seleziona l'ultima parola, quindi ricopio questo, lo piazzo qui, e poi qui sotto praticamente posso utilizzare la funzione print per un nuovo messaggio, quindi qui scriverò Word. Ok, voglio vedere che parola ho selezionato. Parola selezionata, due punti. Allora, qui passo un placeholder e poi utilizzo il metodo format sulla stringa per passare al suo interno quindi la parola, la variabile word. Quindi questa variabile verrà sostituita a questa placeholder, a questo segnaposto, e otterrò poi quindi la parola che io ho scelto. Ok, questo dovrebbe fare a quello che volevamo. Ok, vedi, eseguiamo il codice e qui vediamo il messaggio che abbiamo inserito, quindi scrivi una strofa. Possiamo anche essere un po' più descrittivi, spiegare cosa fa il programma, come creare una canzone, quindi spiegare che la canzone è fatta di 16 barre, l'ultima parola di ciascuna barra viene presa per fare una rima, però insomma questo magari lo facciamo in seguito. Per il momento mi focalizzo sul cuore pulsante della nostra applicazione. Allora, aggiungo, quindi scrivo qui la mia prima barra. Di nuovo sono a casa in quarantena. Che palle. Ok, vedete, adesso abbiamo il secondo messaggio. Ho selezionato la parola che palle e la parola selezionata palle. Numero di caratteri dalla fine, quindi quanti caratteri voglio selezionare per la mia rima. Seleziono le ultime 4. Ok, adesso avrò tutte le parole che fanno rima con palle, partendo dalle ultime 4 lettere, quindi alle, balle, calle, cavalle, dalle, farfalle, cialle, mazza quante parole. Ok,
Non è vero che mi sto rompendo le palle, onestamente questa quarantena la trovo molto produttiva perché riesco a spendere molto più tempo a studiare e mi piace, fuori non c'è nessuno, quando vai in bici o vai a fare una camminata l'aria è più pulita e fresca, ma tutto questo finirà prima o poi. Quindi per voi in Italia a breve le restrizioni verranno un po' allentate, quindi vabbè, insomma. Allora, quindi abbiamo inserito tutti e due messaggi e adesso passiamo, essenzialmente abbiamo scritto solamente una strofa, la prima riga, e essenzialmente passiamo alla seconda strofa adesso. Quindi, ora che abbiamo una lista di parole che fanno rima, possiamo passare alla strofa successiva. Quindi quello che faremo adesso è, primo, mostriamo un messaggio all'utente per fargli scegliere una parola dall'elenco che abbiamo ottenuto di parole dal dizionario. Poi inseriamo, gli facciamo inserire la parola scelta, quindi utilizzeremo di nuovo la funzione input. Poi mostriamo un altro messaggio in cui gli diremo che deve scrivere la seconda strofa, esclusa la parola selezionata, e di nuovo la funzione input per fargli inserire la strofa, quindi il resto della frase. Allora, proseguiamo quindi con il nostro codice all'interno della funzione Write Song, subito dopo la riga in cui abbiamo invocato la funzione Find Rhyme qui sotto, quindi continuiamo qui sotto. Allora, come abbiamo detto, messaggio per l'utente, quindi messaggio all'utente. Che messaggio gli vogliamo mandare? Allora, di nuovo utilizziamo le triple quote perché utilizziamo due righe in inglese e in italiano. Volendo, se il vostro programma è spagnolo o francese, potete cambiare il codice qui dentro, i messaggi, e quindi scrivere i vostri messaggi in un'altra lingua e utilizzare un file di parole differente. Allora, gli diciamo ora guarda la lista di parole di sopra, perché viene mostrata sopra, e scegli la parola che fa in rima, una cosa del genere. Quindi ora guarda la lista di parole qui sopra e allora, più o meno così, ok. Adesso abbiamo detto che al passo successivo vogliamo fare inserire all'utente la parola scelta, quindi insert word, inseriamo la parola, quindi creiamo una variabile, seleziona rima, questo potrebbe essere select rhyme, ok, quindi select rhyme, e utilizziamo di nuovo la funzione input. Alla funzione input passiamo una stringa che dice type here the word, una cosa del genere, inserisci scelta. Ok, inserisci qui la parola scelta. Adesso di nuovo un messaggio, quindi abbiamo chiesto all'utente di selezionare la parola scelta e adesso nuovamente un messaggio, quindi mostreremo all'utente la sua prima strofa, quindi il conto della variabile bar, e in questo messaggio gli mostreremo anche
la parola che ha scelto per poi poter completare il resto della strofa. Quindi, allora, di nuovo la funzione print. Qui no, questi commenti li metto solamente per separare dei pezzi, non al fine di documentare il codice, non lo sto facendo in questo momento. Allora, altrimenti ci vorrebbe un po' di più per questo video, durerebbe un secolo magari. Allora, nuovamente la funzione print, 3, dove sono? 3 quote, toglierli. Allora, qui che vogliamo dire all'utente? In inglese e in italiano. Allora, scrivi il resto della canzone, della strofa. In gergo si chiama barra, quindi la chiamiamo barra. Poi, in italiano scrivi il resto della barra, anche qui. Ok, poi un po' di spazio e qui cosa facciamo? Qui vogliamo mostrare all'utente quello che ha scritto fino adesso, quindi utilizziamo un segnaposto, poi andiamo a capo, mettiamo un po' di un bel trattino lungo sotto, di nuovo il segnaposto, quindi il primo segnaposto conterrà la barra. La prima strofa e qui conterrà, inseriremo la parola che ha selezionato, quindi il contenuto della variabile selectRime. Quindi essenzialmente possiamo adesso utilizzare il metodo format sulla stringa e dire che vogliamo al primo posto la barra e al secondo posto la variabile selectRime, quindi le due variabili barra e selectRime. Quindi questo dovrebbe permetterci di mostrare all'utente questo messaggio, quindi scrivi il resto della barra, la prima strofa, spazio vuoto e la parola scelta per la rima. Poi, adesso a quest'altro punto dobbiamo di nuovo chiedere all'utente di inserire la strofa. Inserisci il resto della barra. Messaggio, questo è un input, quello sopra è un messaggio, quindi qui dobbiamo utilizzare nuovamente la funzione input e la salviamo in questa variabile. Allora, input, quote e scriviamo write. Esclusa la rima, ok, quindi scrivi il resto della strofa, insomma una cosa del genere. Perché questo? Perché non gli faccio ripetere all'utente la parola che ha scelto, perché gliel'ho chiesta sopra, e quindi che facciamo qui? La concateniamo al risultato di questa. Quindi concateniamo quello che l'utente ci scrive qui e alla parola che lui ha scelto prima. Facciamo anche un'altra cosa che non ho fatto nel programma di esempio, ma concateniamo anche uno spazio vuoto. Nel caso in cui l'utente scrive il resto della strofa e alla fine, quindi non mette uno spazio ovviamente, lo mettiamo noi per lui, così non viene tutto appiccicato. Allora, e questo dovrebbe andare. Allora, vediamo un po' il risultato di questo semplice programma. Prima barra. Allora, mi chiamo Fabio, sono in quarantena. Selezioniamo le parole. Tena stavolta, prendo quattro lettere dalla fine. Ok, vediamo un po'. Mi dice, ora guarda la lista di parole qui sopra,
E scegli una dall'elenco. Allora facciamo così. Allora, sono poche parole stavolta. Perché ne ho scelte 4, quindi tena, catena. Ok, quindi scelgo catena. E adesso vedete, mi chiamo Fabio, sono in quarantena. Questo è il messaggio che abbiamo chiesto. E la parola finisce, abbiamo scelto catena. Quindi mi chiamo Fabio, sono in quarantena e devo scrivere il resto della strofa, escluso quindi la parola catena, ma oddio, no, non posso uscire in bici, mi si è rotta la. Ok, praticamente mi chiede di scrivere il resto della strofa, ma poi non vedo nulla, non succede nient'altro perché il nostro programma finisce essenzialmente qui. Allora, finisce essenzialmente qui, non c'è nient'altro dopo di questo. Allora, quindi vediamo un attimo quello che abbiamo fatto. Allora, al primo punto, quindi qui. Abbiamo usato print per mostrare un messaggio all'utente e dirgli di guardare la lista di parole qui, ok, guardare la lista di parole e sceglierne una dall'elenco. Quindi poi abbiamo utilizzato input e abbiamo chiesto all'utente di inserire la parola che ha scelto. Poi un nuovo messaggio in cui abbiamo chiesto all'utente di scrivere il resto della frase e gli abbiamo mostrato entrambe la prima strofa e la parola che ha scelto, che ha selezionato dall'elenco. E infine gli abbiamo chiesto in quest'altro punto, abbiamo nuovamente utilizzato la funzione input e abbiamo salvato il risultato all'interno della funzione della variabile next bar e gli abbiamo chiesto di completare la frase, quindi completare la strofa. E poi abbiamo concatenato uno spazio e la parola selezionata quindi dall'elenco, quindi la rima. Quindi allora, se voglio vedere la barra finale, posso fare next bar, tanto per verificare che il programma ha funzionato fino a qui. Quindi sono Fabio in quarantena, 3-4 lettere, nuovo, selezioniamo scatena stavolta, ok, la fame, sì, ok, la seconda barra che abbiamo scritto è la fame si scatena, ok, quindi fino adesso abbiamo verificato che la nostra strofa viene obiettivamente concatenata con la parola che abbiamo scelto, quindi salvata all'interno di questa variabile qui e quindi otteniamo la strofa completa, la fame si scatena. Allora, adesso non ci rimane a questo punto che creare un loop, quindi abbiamo visto che adesso il programma si è fermato, quindi che cosa dobbiamo fare in questo caso? Creiamo un loop per far sì che questi due comandi, questa funzione viene ripetuta in continuazione fino a che non decidiamo di uscire dal programma. Quindi creiamo una nuova funzione. Ah, questo lo possiamo togliere, non ci serve. Allora, creiamo un'altra funzione e la utilizziamo per inizializzare il nostro programma. Quindi, che dovremmo fare adesso? Dovremmo poter continuare a inserire strofe fino a che non usciamo dal programma o non terminiamo la canzone per poi salvarla. Quindi, definiamo la funzione init che ha come scopo quello di avviare il nostro programma, quindi define. Allora, creiamo questa funzione e all'interno della funzione che cosa facciamo? Essenzialmente gli passiamo allora, all'interno della funzione invochiamo la funzione write song,
con la lista di parole che abbiamo passato come parametro e alla fine del file invochiamo la funzione net. Quindi questo essenzialmente ci permette di utilizzare questa funzione come funzione principale per avviare il nostro programma. Non abbiamo ancora creato un loop, lo creiamo a breve. Quindi se eseguiamo il nostro programma, come abbiamo visto prima, vediamo che anche adesso il programma si ferma dopo che abbiamo inserito le prime due strofe. E inoltre abbiamo inserito qui il nome del file manualmente, ma volendo l'utente vuole utilizzare, non lo so, la lista di parole americane o in British English o in spagnolo, insomma, quindi dovremmo chiedere all'utente anche che tipo di file vuole utilizzare. Questo lo facciamo a breve. Allora, procediamo a passi. Primo passo è creare un messaggio per dire all'utente di selezionare il file di parole che desidera. Poi possiamo creare un input e quindi chiedere qui all'utente il nome del file e poi possiamo avviare il loop. Allora, vediamo come modificare la nostra funzione. Allora, abbiamo detto che prima vogliamo mostrare un messaggio. Quindi, messaggio. Di nuovo, funzione print e la scriviamo all'interno delle triple quote perché la funzione questa volta conterrà più righe, questa stringa sarà su più righe, quindi words list ita, lista parole italiano uguale words ita.txt, poi che sarebbe questa qui, ok, poi words list, ok, parola in inglese e questa sarà word ok txt, ok, poi di nuovo words list USA words USA.txt, ok, questo mostrerà all'utente quindi il nome che può selezionare per i file, quindi abbiamo essenzialmente il nostro programma include questi tre file e questi li mostreremo. Allora, scusate, la sedia era, non ero io, non ho scureggiato. Allora, come procediamo? Messaggio all'utente. Poi abbiamo detto che vogliamo chiedere all'utente il nome del file, quindi uno deve inserire uno di questi tre nomi. Quindi più o meno una cosa del genere. Allora, qui gli chiediamo l'input. Poi, adesso, un'altra cosa potremmo fare, quindi mettiamo caso che l'utente non digita niente, abbiamo detto che il file di default è questo, quindi utilizziamo i condizionali per
verificare se questa variabile è vuota. Quindi se abbiamo ottenuto una stringa vuota, potremmo dire che la word list contiene questo file. Ok, quindi se non mette niente e spinge enter, il file di base che selezioniamo è quello. Quindi qui possiamo essenzialmente sostituire il nome del file con la nostra variabile. Ok, allora adesso abbiamo sostituito il nome del file con la variabile e dobbiamo creare un loop essenzialmente che avvia, che ripete questa funzione fino a quando non decidiamo di uscire. Quindi creiamo un while loop, però prima ok, while, ci serve una variabile, allora creiamo una variabile playing, quindi finché il loop gira, iniziamo con il loop. Assegniamo a questa variabile il valore vero, true, è un boolean, quindi è vera, quindi questo loop continuerà ad andare fino a che questa variabile non diventerà falso. Quindi while playing, quindi fino a che l'utente sta giocando al nostro gioco del rap, essenzialmente cosa succede? Che noi invocheremo questa funzione in continuazione fino a che non viene interrotta nostro programma. Se non facciamo nient'altro, il nostro programma continuerà ad andare avanti all'infinito, quindi creeremo un infinite loop e non lo vogliamo. Quindi dobbiamo chiedere all'utente se vuole, una volta che è arrivato alla fine delle due strofe, quindi abbiamo eseguito la prima volta questa funzione, quindi ha chiesto le prime due strofe il nostro programma. Adesso possiamo chiedere all'utente se vuole proseguire. Allora, e facciamo così, creiamo una variabile keep wrapping, continua a rappare, e gli assegniamo la funzione input e chiediamo all'utente se vuole continuare. Ok, e accettiamo sì o no. Essenzialmente adesso vado un po' più vado più veloce, essenzialmente verifichiamo solamente se l'utente sceglie yes, altrimenti qualsiasi altra cosa digita non usciamo dal programma. Quindi utilizziamo if, una dichiarazione if statement keep wrapping. Quindi se il risultato che abbiamo l'utente ha passato alla variabile keep wrapping in caratteri minuscoli è uguale a 1 yes, alla y, playing rimane true. Quindi quello è ancora vero e quindi proseguiamo, altrimenti qualsiasi altra cosa, come ho detto, non verifico se si dice no, perché potrebbe scrivere no invece che n e potremmo comunque poter andare avanti, ma facciamo che per sbrigarci qualsiasi cosa lui digita che non sia una y, anche se è una y in carattere grande va bene, ma se è una y perché viene convertita in caratteri minuscoli dalla metodo lower, se non è una y è qualcos'altro e quindi qualsiasi altra cosa, assumiamo che l'utente voglia uscire e quindi assegniamo alla variabile playing il boolean falso e questo essenzialmente interrompe il nostro loop. Qui abbiamo bisogno di mettere i due punti ok. E interrompiamo il nostro loop qui e mandiamo un messaggio di addio. Goodbye. Ciao.
Ok, quindi in questo modo l'utente ha essenzialmente deciso che vuole uscire dal programma e non è interessato a proseguire e il programma si interrompe qui. Allora, la nostra funzione init l'abbiamo invocata qui sotto. A questo punto sarebbe utile vedere come sta avvenendo la nostra canzone, salvarla poi man mano in un file. Quindi prima di tutto dobbiamo modificare la funzione write song. Siccome dobbiamo salvare la canzone finale, bisogna anche salvare ciascuna strofa, così che poi alla fine possiamo processare l'intera canzone e salvarla in un file. Quindi procederemo a fasi anche in questo caso. Iniziamo con il modificare la canzone Bread Song, poi modificheremo la funzione init, creeremo una funzione nuova per salvare la canzone in un file, quindi save song la chiameremo e infine la invocheremo. Allora iniziamo con il modificare la funzione write song. Allora passiamo innanzitutto a questa funzione, dov'è? Allora la funzione write song, eccola. Passiamo innanzitutto un argomento in più che conterrà la lista di strofe. Poi appendiamo alla lista ciascuna strofa man mano che la scriviamo, quindi la prima e la seconda strofa, e poi quindi man mano che proseguiamo col programma appenderemo alla lista ogni strofa che scriveremo fino alla fine della canzone. Così poi possiamo ritrovare ciascuna strofa e salvarla su un file. Quindi primo passo è passare a questa funzione un altro argomento che poi conterrà le strofe, quindi creeremo questo argomento dovrà essere essenzialmente una lista. La chiamiamo song e conterrà quindi ogni elemento di questa lista conterrà una delle strofe che scriviamo. Poi appendiamo la prima strofa e anche la seconda che l'utente scrive, quindi subito successivamente a questo input, quindi vogliamo, questa è la strofa che l'utente scrive, quindi la appendiamo alla canzone, alla lista song, append bar. In questo caso non mi viene mostrato che questa è una lista, senza, quindi le funzioni, i metodi che posso chiamare su questo perché è una variabile. Allora, è uno degli argomenti della lista della funzione. Allora, quindi ho utilizzato il metodo append su questa variabile perché so che questa variabile conterrà questo argomento conterrà una lista, quindi posso utilizzare questo metodo. Allora, qui lo abbiamo utilizzato e poi qui in fondo dobbiamo appendere alla lista, quindi anche questa strofa. Allora, song append next bar. Ok, quindi come sappiamo il metodo append inserisce alla fine della nostra lista il contenuto che gli passiamo tra le parentesi, quindi in questo caso il valore che l'utente passa a questo input viene salvato nella variabile next bar e noi lo appendiamo alla lista. Quindi alla fine del primo ciclo la nostra variabile la nostra sì, il nostro parametro song sarà una lista che contiene due attributi, due elementi, il primo elemento è la prima barra, il secondo elemento è la seconda barra. Nella iterazione successiva conterrà anche la terza, poi la quarta e così via fino alla fine della canzone. Allora, poi dobbiamo anche modificare la funzione init. Perché? Allora, innanzitutto dobbiamo creare una variabile che contiene la nostra lista vuota prima di invocare la funzione breadSong, perché la funzione breadSong in questo caso, quindi all'interno di questa funzione, la nostra funzione breadSong, eccola, quindi questa funzione conterrà, a questa funzione dovremmo passare anche
un altro parametro che sarebbe song, questo parametro che ci richiede, quindi noi passiamo anche qui song e creiamo una lista vuota, essenzialmente crea un'altra variabile, quindi crea una variabile in questo caso che si chiama song e la passo, gli passo una lista vuota. La posso chiamare come voglio, insomma, questa non deve avere lo stesso nome del parametro che ho passato qua, può, semplicemente per praticità l'ho chiamata allo stesso modo, ma può essere anche song bars, probably. Yes, probabilmente, quindi song bars, ok, potete chiamarla come vi pare. Allora, vediamo. Poi, quindi qui l'abbiamo inizializzata prima di entrare nel loop e poi abbiamo chiamato questa funzione e passato alla funzione una lista vuota. Quindi ora utilizzando questi due metodi appenderò alla lista le varie strofe che scriviamo man mano. Poi vediamo un po', passiamo quindi alla lista questa funzione. Ok, allora a questo punto dobbiamo fare altre due cose. Essenzialmente però dopo che abbiamo chiamato questa funzione qui, chiameremo, invocheremo la nostra funzione invoca funzione save song, quindi creeremo una funzione save song che accetterà anch'essa un parametro che sarebbe la nostra canzone. Ok, quindi questa la funzione non esiste e il prossimo passo è appunto crearla. Quindi adesso dobbiamo fare due cose. Prima mostrare all'utente le strofe che ha scritto e che scrive man mano e poi creare quindi questa funzione save song per poter salvare la canzone. Allora, la funzione save song la definiamo qui sopra. Ok, poi dobbiamo anche mostrare all'utente quello che lui man mano scrive. Quindi come facciamo? Allora, per mostrare le strofe dobbiamo essenzialmente iterare all'interno di questo loop, con un loop all'interno di questa lista e mostrare all'utente ciascuna delle barre. Lo potremmo fare sia all'interno della funzione save song che all'interno della funzione write song. Lo metto qui dentro perché così poi la funzione save song fa solamente una cosa, ovvero salvare la canzone su un file. Quindi che facciamo? Creiamo un separatore. Quindi creiamo una stringa a cui passiamo al suo interno questo contenuto qui, quindi una serie di trattini, wrap è una serie di trattini che seguono, poi la stampiamo e quindi iniziamo subito dopo stampando questo separatore e poi dobbiamo loopare all'interno della nostra lista, quindi per line in song print line semplice e poi di nuovo un separatore. Ok, quindi la nostra canzone verrà contenuta all'interno di due di questi separatori, quindi uno sopra e uno sotto, questo e quest'altro. Adesso possiamo provarla. Vediamo un po' se riusciamo, se c'è qualche errore o meno. Allora, la lista di parole va bene, quella di default. E scriviamo la nostra prima barra.
sono in ma il 4 maggio esco, perché in Italia siete fortunelli e vi alleviano un po' di questa sofferenza di clausura. Quindi esco, prendo le ultime tre lettere e ecco qui una serie di parole. Stupisco, sparisco, spedisco, ma scegliamo, riunisco, va bene. E alla fidanzata mi... No, qui dobbiamo selezionare la parola, unisco. Ok, sono in quarantena, il 4 maggio esco, la parola che abbiamo scelto è unisco. Boh, alla fidanzata mi unisco. Abbiamo un errore, poi lo vediamo dopo. Allora, però abbiamo, potete vedere qui che adesso abbiamo visualizzato le nostre prime due barre, quindi le nostre prime due righe di testo. Allora, e sono separate da questo wrap, da queste due separatori li abbiamo creati noi in questo punto, e quindi vengono mostrati sopra e sotto la canzone. Allora, qui abbiamo un errore che dice name error, name song not defined, alla riga 93 del save song. Allora, che cos'è che non è definito? Beh, non abbiamo fatto nulla qui. E song qui non è definito perché questo è song bars, ok, essenzialmente non dovevo darci un errore perché questo, se avessimo passato correttamente la variabile, questa è una funzione vuota e quindi l'esecuzione prosegue perché abbiamo utilizzato la parola chiave pass. Allora, adesso non ci resta che essenzialmente definire la nostra funzione, quindi abbiamo avviato il codice, la funzione. La nostra funzione PriceSong adesso ci mostra anche il contenuto della canzone man mano che la scriviamo, e possiamo proseguire con la funzione SaveSong. Allora, in questa funzione cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essenzialmente passare un argomento che sarebbe la lista. Quindi questa funzione di accettare una lista che conterrà ognuna delle strofe che scriviamo man mano, iterare all'interno della lista e poi salvare il contenuto finale in un file. Quindi verifichiamo prima, possiamo anche aggiungere delle funzionalità, ovvero verificare che la lunghezza di questa lista, quindi innanzitutto passiamo da a questa funzione un parametro che è la canzone, che è una lista. Poi dobbiamo iterare all'interno della lista, ma verifichiamo anche se la lista raggiunge una certa lunghezza. Abbiamo detto che devono essere 16 barre, quindi if utilizziamo la funzione len sulla lista song e verifichiamo che sia lunga 16 barre. Oppure magari la vogliamo salvare ogni 4 barre, quindi oppure len song, diciamo che la lunghezza della canzone modulo 4 è uguale a 0, quindi se dividendo la canzone per 4 otteniamo 0, oppure siamo arrivati alle 16 barre, avviamo il nostro la nostra funzione, ovvero adesso chiediamo all'utente se vuole continuare, se vuole salvare la canzone essenzialmente. Allora, save, creiamo una variabile save e gli assegniamo il risultato della funzione input.
Anche in questo caso gli chiediamo sì o no, quindi se inserisce Y che sta per yes, proseguiremo e salveremo la canzone, altrimenti no. Quindi allora verifichiamo se l'utente ha passato, quindi se all'interno di questa variabile save ho un valore che equivale alla Y piccola. Ok, ho utilizzato il metodo lower per convertire il risultato in lettere minuscole, quindi se passa un Y grande in maiuscola l'accettiamo uguale. Quindi se il risultato di questa operazione, di questa verifica è vera, possiamo passare oltre e essenzialmente eseguire l'operazione su un file. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto aprire il file per in scrittura. Utilizziamo la procedura con la parola chiave quit che apre il file e lo chiude una volta che abbiamo finito di processarlo. Quindi open. Poi adesso dobbiamo specificare il nome del file, ma il nome del file lo chiediamo all'utente. Quindi un nuovo input e qui a file name mettiamo tra parentesi un aiutino, quindi l'utente sa che deve inserire una cosa del genere. E poi allora la funzione open accetta un altro parametro che è il modo, quindi come lo vogliamo aprire, di default è in lettura, però noi vogliamo scrivere sul file e ogni volta sovrascriviamo quello che c'è nel file. Quindi lo apriamo in scrittura e lo salviamo come file, quindi lo assegniamo alla variabile file e adesso possiamo iterare nella nostra lista, che come ricordate è contenuta nel parametro song, che è una lista, e poi adesso utilizziamo file, quindi l'istanza del file aperto, e dobbiamo essenzialmente scrivere più righe, line, e passiamogli anche un nuovo carattere perché vogliamo che ognuna delle strofe che inseriamo sia su una riga. Quindi più o meno tutto all'interno quindi di questa funzione. L'abbiamo creato il file, abbiamo verificato la lunghezza della canzone, abbiamo chiesto all'utente il nome del file che vuole, su cui vuole salvare la canzone. Quindi al primo punto abbiamo verificato la lunghezza, e usato la funzione len. Poi abbiamo usato la funzione input per chiedere all'utente se vuole o meno salvare il file. A quest'altro punto abbiamo verificato se la risposta è una Y in caratteri minuscoli tramite il metodo lower, e se lo è, apriamo un file in scrittura, quindi qui apriamo un file in scrittura con la procedura open, with open, e poi come file name abbiamo passato un input, utilizziamo la funzione input e quindi chiediamo all'utente di darci un nome per il file. E poi abbiamo quindi avviato un for loop per iterare all'interno della lista canzone song, che è quindi questo parametro che contiene una lista con ciascuna delle strofe che abbiamo scritto. E poi abbiamo quindi scritto all'interno del file utilizzando WriteLines, il metodo WriteLines. E vediamo un po'. Adesso, come ultima cosa, verifichiamo se abbiamo invocato la funzione WriteSong. Quindi qui sì, l'abbiamo già invocata. Quindi abbiamo adesso invocato all'interno della funzione, all'interno del loop, la funzione WriteSong. E gli abbiamo passato la lista. Questa funzione, come abbiamo detto prima, accetta una lista. E ovviamente poi a tutte queste funzioni possiamo inserire delle annotazioni.
tipo questa, una cosa così, ok. Quindi quando la invochiamo poi la nostra funzione qui sotto, vedete, apparirà il titolo Write Song on File, il parametro Song List. Possiamo quindi essere più descrittivi, scrivere di più con l'hashtag di fronte. Un hashtag equivale tipo a un titolo grande, medio e più piccolo, quindi in questo modo dov'è la save song, la funzione sarà, vedete, il titolo della funzione sarà più piccolo. Poi se vogliamo aggiungere una descrizione. Quindi ok. Quindi otterremo in questo caso un titolo e una descrizione. Ok. E ogni elemento va a una riga a parte, quindi ognuno ha la sua riga. Allora, l'abbiamo anche invocata e praticamente abbiamo fatto. Allora, invochiamo la funzione e quindi ricordate di passare alla funzione save song la lista che avete passato anche alla funzione write song, perché anch'essa ha bisogno della lista. Quindi dopo che l'abbiamo scritta, abbiamo salvato tutte le barre all'interno della variabile song, e quindi questa variabile adesso conterrà una lista con tutte le strofe. Quindi praticamente il nostro programma è completo, è finito, e complimenti se siete arrivati fino a qui. Prima di chiudere la proviamo. Allora, ok, allora l'abbiamo avviata e vediamo un po'. Ci fa come prima domanda, ci chiede che lista di file vogliamo utilizzare. Proviamone un altro, words.usa.txt. Allora, adesso scriviamo la nostra prima barra, dovremmo scrivere in inglese. I am law home. There is a virus outside. Ok, adesso la parola selezionata, word selected, parola selezionata è outside. Adesso selezioniamo da questa parola quattro lettere e abbiamo tutte le parole che fanno rima con outside, più o meno tutte, insomma. Ci sono diversi tipi di vocabolario per USA e British English e American English, che si chiamano huge, mi sembra, o insane, quindi contengono molte più parole, quindi potete volendo scaricarli e utilizzare anche quelli se volete per i risultati. Quindi inside, vediamo, upside, utilizziamo inside, quindi scegliamo la parola inside. E abbiamo la nostra prima strofa, I'm locked at home, there is a virus outside, inside. Adesso dobbiamo scrivere il resto della strofa, escludendo la rima perché è già scritta, quindi boh, non lo so, there is a virus outside, nobody
Nessuno vuole stare inside. Vabbè, insomma, avete capito. Il programma funziona. Adesso ci chiede se vogliamo continuare e continuiamo. Selezioniamo un'altra barra. Adesso un'altra strofa. Vediamo un po'. To go out, I wear a mask. Quindi la parola che selezioniamo di questa nuova strofa è mask e vogliamo prendere le ultime tre lettere. Quindi ask, bask, cask, the mask, flask, task, task, selezioniamo task. E adesso la nostra seconda e terza barra sono queste due. Tu manca un pezzo, to go out, I wear a mask, it's terrible. Vabbè, insomma, fa un po' schifo, ma avete capito il senso. Riesco a trovare rime con un attimo, con questa struttura di rime di base. Quindi abbiamo le nostre prime quattro strofe. La canzone adesso, il programma adesso ci chiede: vuoi salvare la canzone? Sì o no? Diciamo che la vogliamo salvare, un'altra canzone di merda, e la salviamo come rap shit txt. E poi non vogliamo continuare, ma usciamo dal programma. Ci saluta e abbiamo un'altra canzone rap shit salvata correttamente sul file. Quindi il nostro programma funziona al 100%. L'ultima cosa che possiamo fare, che personalmente voglio fare, queste sono 114 righe di codice e non sono tante, però possiamo migliorare. Quindi una cosa che possiamo fare è un po' di pulizia, applicare la tecnica chiamata refactoring. Per migliorare il codice, renderlo più leggibile, riorganizzarlo, ma allo stesso tempo far sì che funziona allo stesso modo, esattamente allo stesso modo. Quindi che possiamo fare? Estrapoliamo una parte di questo codice e trasformiamo questo wrap maker file in un modulo e lo facciamo semplicemente creando un nuovo file. All'interno del file copiamo la delega shebang, ovviamente. Siamo in ambiente Linux, questa la mettiamo, poi estrapoliamo da qui la nostra funzione init, che è la funzione diciamo quella principale che ci permette di invocare il programma. La togliamo da qui, la passiamo di qua. Ok, possiamo aggiungere una notazione. Ok, avvia il Rap Maker Program e lo salviamo. Allora, gli assegniamo un nome tipo Bright Song PI. Ok, lo salviamo come file Python. Adesso però ovviamente non funzionerà il programma perché qui abbiamo diviso il nostro programma in due parti, quindi questo diviene un modulo. E cosa facciamo con i moduli? Li importiamo, quindi questo diventerà il nostro file principale per eseguire l'applicazione e qui essenzialmente importiamo tutto. From wrap maker import all. Ok, importiamo tutto quello che c'è, tutte le funzioni contenute all'interno del file wrap maker. E in questo modo dovrebbe funzionare. Allora, proviamo ad eseguire questo file. No. In realtà deve funzionare. Allora, dice che non trova il Rap Maker, certo non lo trovo perché non si chiama così. Ok, proviamo a eseguire nuovamente il codice e voilà. Il programma adesso funziona, abbiamo applicato
Abbiamo trasformato la parte principale, quindi le tre funzioni principali della nostra applicazione, le abbiamo essenzialmente scritte all'interno di questo file e lo utilizziamo come modulo. E poi creiamo quest'altro nuovo file, l'abbiamo creato e lo utilizziamo come entry point, come punto d'accesso al programma, quindi semplicemente invocando questo file avvieremo il nostro programma. E praticamente abbiamo completato il corso e il nostro progetto finale. Quindi se non avete capito qualcosa, riguardate il video. Se volete l'applicazione finale la trovate sul mio account Bitbucket e vi lascio un link nella descrizione insieme al link del video che ha ispirato questo programma. Grazie a tutti per avermi seguito fino a qui e buon divertimento con Python e alla prossima. Ciao!